Avete mai visto lo stretto di Messina? Ci sono domande come questa, cui tutte le risposte sono possibili, per la semplice ragione che nessuna risposta coglie il cuore del dubbio. Il dubbio, lo stretto, cos'è? È essenzialmente un'idea dell'anima, il bagliore di un'illuminazione, il colore di una leggenda, il rimbombo della storia. Dove e come tutto ciò possa essere visto e ascoltato è impossibile dire. Ma ci sono luoghi in cui le tracce di chi lo ha creato, lo stretto, e degli uomini che tra le due sponde si sono battuti e dibattuti, sono tracce vivide, come la lucidità dentro a un sogno che non si dissolve. Qui, nella zona falcata di Messina, non c'è risveglio da questa giostra antichissima. I raggi accarezzano il velluto delle violacciocche e il vento fischia nelle gallerie della Real Cittadella Spagnola. Qui le porte barocche, un tempo fasto di truppe arroccate sul mare, oggi aprono e chiudono spazi nel nulla. Industrie costruite tra le mura del 1687, e proprio per questo violatrici del senso della storia, avevano incancrenito la natura come l'architettura. Avevano velato perfino l'aria dello stretto in un celofan di oblio. Eppure, quelle industrie insensate e quella macabra degassifica dei carburanti che dentro al mare della cittadella 50 anni fa aveva disteso i suoi pontili come le spire di un serpente in mezzo a un deserto della mente, sono ormai solo un ricordo che impallidisce. Restano i relitti di terra e mare, ma i colori del cielo, i gabbiani che volteggiano intorno agli spruzzi, i pesci che attraversano i piccoli gorghi sono ancora qui. È rimasta la storia, i ricordi delle vite e dei sogni di tanti soldati spagnoli, austriaci, borbonici, italiani del nord e del sud, i ricordi di imperi e regni si sono conservati, sono diventati disegni d'architetti e fischi di vento. La Real Cittadella è ancora la fortezza dello stretto, il suo sogno di forza e insieme di paura, la coscienza del tesoro e del peso di quel dono antichissimo, dove Omero vide appostati due mostri e Stefano d'Arrigo vide spiaggiarsi migliaia di delfini. Lo stretto dei due mari, divenuti corrente fra le due terre. La Real Cittadella fu la decisione di un viceré che pensava di poter domare il popolo messinese, ma fu anche il capolavoro a forma di stella di un architetto che difendeva i soldati e appena poteva aiutava gli orfani. La Real Cittadella è la via aperta alla città europea che Messina fu, il sogno di quella che in un mondo nuovo può tornare a essere, perché qui si può vedere lo stretto come da nessun'altra parte. Qui la Calabria è una carezza e dalle mura che si allungano, dalla cima dei bastioni, l'azzurro si distende come un lago blu ruscellante nel suo profondo. Da quassù puoi capire che i delfini danzano, lo spada si inabissa e poi affiora come una rinascita, lo squalo si cela e l'uomo della storia riconosce le sue battaglie senza più vincitori. La Real Cittadella è il labirinto degli eserciti, il mastodontico rudere a forma di stella che dialoga nel silenzio con la vicina torre lanterna del Montorsoli, inchiodata nello sguardo tra i bunker, come Cristo sulla croce. La Real Cittadella è fatta di colori d'ocra e di terra. I suoi aggetti, i suoi fregi, i suoi simboli, i suoi volti tra il leonino e l'umano, anche quelli sradicati dalla riva dello stretto e portati a morire in una piazza detta Casa Pia, emettono voci altisonanti e lamenti flebili. Anelano a parlarci tutti dello stesso luogo, la penisola falcata, dove quasi 350 anni sono passati dall'anno di inaugurazione delle mura, il 1687.
tre secoli e mezzo, quasi niente, dopo i millenni dei greci e dei romani, degli arabi e dei normanni. Eppure, storia d'Italia e d'Europa. Gli ultimi a difenderla eroicamente furono i Borboni, con i loro ufficiali devoti al Papa e con i loro architetti sempre in viaggio, con un colonnello che affidò a cannoni inchiodati in obliquo l'ultima resistenza all'assedio dell'Italia nascente. Fu la resa, era il 1861. Cos'è oggi la Real Cittadella? Il simbolo dell'oblio smisurato, la speranza rinata di una rinascita, la rotta migrante nella nostra memoria, il tesoro negato, fatto sparire e non fatto sparire, la fortezza dello stretto, il luogo dei colori più belli, inariditi e splendenti, l'essenza come una creta per chi con lo sguardo riplasma la storia come il vaso contenitore dell'anima del mondo, la cultura come una vela spezzata da un uragano di inconsapevolezza. Dalle mura che si allungano, attraverso le volte, dalle profonde finestre che si incuneano bramando la vista dell'azzurro, dalle grate si vede lo stretto come da nessun'altra parte. I delfini danzano, lo spada si inabissa e affiora come una rinascita, lo squalo si cela e colapesce dal fondo del mare, leva il suo canto.